cammino a parlare di globalizzazione delle mafie e ho scoperto che sono arrivati anche a Dublino, sono arrivati anche a Belfast, probabilmente perché l'Irlanda ha una tassazione del 14% per le aziende e questi lo hanno capito e si sono tuffati in Irlanda e hanno cominciato ad acquistare, ad investire, a costituire società. Investono dappertutto, vanno dove domanda e offerta si incontrano. Quando aumenta la domanda, cresce l'offerta mafiosa. E purtroppo noi viviamo in un paese che non riesce a fare a meno dei soldi dei mafiosi e dei voti dei mafiosi. Grazie Antonio. A proposito di arretratezza della Calabria, ma poi detto si investe al di fuori della Calabria perché la Calabria deve restare arretrata. Io insieme ad un collega che era qui con noi, sono reduce da qualche giorno di vacanza, chiamiamola così, in Calabria, siamo stati in uno di dei cuori, forse il cuore, dell'Andrangheta, che sono poi Platibe e San Luca, laddove ci sono anche delle... chiamiamole affermazioni visive dell'Andrangheta, non c'è bisogno di parlare con le persone per vedere, per toccare veramente il clima che si respira in questi paesi. E una delle cose che colpiscono più di tutti è la presenza di questi ragazzi, di questi giovani figli di famiglie di 'Ndrangheta che hanno 8, 9, 10, 11 anni, girano con questi motorini, fanno le sentinelle, servono per portare quelle che si chiamano ambasciate, servono magari per garantire il sereno soggiorno di un latitante, servono per avvisare in caso di controlli da parte dei carabinieri. Ecco, si parla tanto di antimafia, si parla tanto della necessità di intervenire nelle scuole. Lei, dottor Gratteri, spesso dice una cosa molto impopolare in Italia, in questo momento nell'Italia, che vorrebbe tutti i figli laureati, tutti i figli che raggiungessero i massimi livelli all'interno della società o all'interno dell'azienda nella quale lavorano. Lei dice, se non ce la fate, se non riuscite a stare al passo con il primo anno di esami, se lo studio non fa per voi, allora rinunciate all'università e dedicatevi ad altro. Perché tutto questo? Naturalmente, quando io parlo, non mi preoccupo di poter piacere o non piacere a chi gestisce il potere in quel momento a livello nazionale, né mi preoccupo di essere simpatico a chi va in giro a parlare di antimafia e mentre parla pensa alla prossima consulenza che riceverà. Non ho di questi problemi perché io quello che faccio lo faccio gratuitamente, andando a insegnare nelle scuole della polizia giudiziaria, penitenziaria, alla scuola interforze, all'università, quindi non ho di questi problemi. E quindi questa mia libertà mi consente, naturalmente a caro prezzo, di dire esattamente quello che penso. E allora, se un bambino di 3, 4 anni, 5 anni, vede, parliamo un attimo di quei ragazzi che lei ha visto sul ciclomotore, a 8 anni, a 10 anni che fanno la ronda, se questi bambini sono allenati, sono cresciuti, quindi sono già degli indrangheti, sono già dei prototipi, sono dei contratti onorati, cioè soggetti ancora non affiliati ma che ambiscono ad entrare a far parte della 'Ndrangheta, cioè nel DNA, già nei globuli rossi, già sono indranghetisti queste persone. Perché loro vedono già all'età di 3, 4 anni, 5 anni il carabiniere, lo sbirro che entra in casa, gli smonta la casa, gli abbatte la porta per entrare perché gli deve portare via il padre, il fratello, lo zio, il nipote, il cugino. Nessuno a 3 anni, 4 anni gli spiegherà, guarda che i carabinieri sono entrati, il tuo padre è latitante perché ha concorso a importare 2000 kg di cocaina dalla Colombia. Ma la mamma ci penserà bene a distruirlo e a spiegargli che i carabinieri, gli sbirri infami sono venuti a portare via tuo padre. Quindi il bambino sta crescendo con l'odio nei confronti dell'istruzione. Quel bambino sarà un futuro dragatista. E allora quando i cosiddetti ottimisti vengono o vanno in giro a darci delle scadenze, ricordiamo il prefetto De Francesco a Palermo quando si è permesso di dire, eravamo poco prima del 2000, le mafie finiranno nel 2000,
e lo hanno fatto dimettere dopo pochi giorni, come si era permesso a dire che bisognava aspettare al 2000, eravamo nel 1992, cose del genere. Come si è permesso? Oggi le mafie sono più forti del 2000, è più forte ancora prima, poi spiegheremo perché. Allora questi bambini che sono dei futuri criminali, allenati dalla mamma che gli spiega, gli carica come delle sveglie, gli carica di odio, e sono in giro lì per fare la ronda, per vedere se entrano carabinieri mimetizzati come uomini dell'energia elettrica, dei telefoni o rivenditori di mozzarella. Quindi quei bambini sono già segnati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola così com'è non serve ad arginare il fenomeno mafioso, perché intanto la scuola non sta insegnando ai ragazzi la lingua italiana, non sta insegnando la storia e la geografia, perché noi 5-6 anni fa avevamo in ogni scuola 22-25 ragazzi, oggi in ogni scuola ce ne sono 30. Se il bambino non è attrezzato, se a casa non c'è una mamma che lo possa seguire, se è a casa di una famiglia di 'ndrangheta andrà a casa e si intrerà di cultura mafiosa. Se è di una famiglia normale e non è seguito, si chiuderà una stanzetta con internet, Facebook, Grande Fratello, Tronista e amici. Quindi, i ragazzi si laureano e poi vengono in udienza e dicono se io avrei. Diventano avvocati, diventano medici, ingegneri, ma non conoscono la lingua italiana. E quindi c'è bisogno di una scuola diversa, c'è bisogno di una scuola dove di pomeriggio i ragazzi vengono seguiti da altri insegnanti, per poter naturalmente costruirli, farli crescere come persone se noi siamo in Europa, ma mi pare che non siamo in Europa, stiamo diventando sempre più l'Africa del Nord. E allora con questa scuola andiamo su una parte. E quando io dico la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra, cosa premetto prima? Dico 4-6. Altrimenti poi vengo contestato in giro, perché naturalmente senza fare il mio nome, perché essendo le persone, essendo tendenzialmente vigliacchi, non hanno la spina dorsale per guardarsi negli occhi e dire esattamente quello che pensano, perché sono dei donnabondi nella sostanza. E quindi non premettono che io dico, con questo sistema giudiziario, con questo codice penale, di procedura penale, ordinamento penitenziario, con questa scuola, le mafie finiranno quando finiranno l'uomo sulla terra. E questo lo continuerò a dire, anche perché nel corso di questi anni, sempre ripetendo questa formuletta, io vedo le mafie sempre più ricche, le mafie sempre che stanno comprando tutto ciò che è in vendita nel nord, tutto ciò che è in vendita in Europa. Io ieri ero in un altro paese europeo, e sono andato perché abbiamo sequestrato altri 330 kg di cocaina e dei conti correnti, e in quel paese non sanno dove sbattere la testa per quanta 'ndrangheta c'è. E allora dov'è che sta finendo la 'ndrangheta? In che modo sta finendo la 'ndrangheta? La 'ndrangheta sta entrando con tutti e due i piedi nell'economia della Lombardia, con l'economia dell'Italia del Nord, perché in questo periodo di crisi le imprese che stanno per fallire, io consiglio fallire, avete la possibilità di ricominciare da zero. Se vi rivolgete agli usurai, che sono gestiti dalle mafie, se farete entrare dei soci anche di minoranza, come diceva il professore Di Caso, in una società, sarà l'inizio della fine, perché voi non solo perderete l'azienda, non solo perderete l'impresa, ma perderete la libertà, perderete il sorriso, la dignità, il rispetto di vostra moglie e dei vostri figli, i quali non vi capiranno più, perché per 2-3 anni ci sarà un'agonia e un travaglio anche su di loro, faranno pressione anche su di loro, perché voi cediate completamente l'azienda o rimarrete solo formalmente titolare dell'azienda, ma di fatto voi non conterete più. E sul punto c'è una situazione ambientale importantissima. Noi abbiamo messo una microspia in un salotto di una città del nord. L'imprenditore dice alla moglie, gli facciamo stare un altro paio d'anni, come ci riprendiamo, li cacciamo dall'impresa. Non aveva finito di dire questa frase che bussano alla porta due 'ndranghetisti, si siedono nel salotto e gli dicono: da questo momento in poi tu non ti preoccupare più dell'azienda, non c'è nessun problema, all'azienda ci pensiamo noi, tu non devi fare nulla, non devi avere pensieri, facciamo tutto noi.
era l'inizio della fine, non solo della sua, ma della sua dignità, perché lui ormai era un pupazzo, un buco. Quindi voi immaginate agli occhi la moglie come poteva considerare, come può considerare il marito, i figli come posso considerare i figli. 10.000 volte meglio per Dio.